5 filastrocche sui calzini. Calzini spaiati. Mi presento, son Calzino. Tengo al caldo il tuo piedino. Ma un problema adesso c'è. Calzettina, ora dov'è? Non so star così spaiato. Passo il tempo un po' annoiato. Sì, lo so, tocca aspettare. A cercarla dovrò andare. Quando poi la troverò, io felice tornerò. Vado, lo faccio, oso. Ma dove mai se ne sono andati quelle migliaia di calzini spaiati? Forse erano stanchi di quel cassetto, di essere lasciati lì sotto il letto. Oppure in fondo ti scoccia se vedi ogni momento gli stessi piedi. Così, un bel giorno, il più coraggioso si è detto: vado, lo faccio, ora oso. E approfittando di una strana astronave, con la centrifuga andò in terre lontane e giunse in posti mai immaginati, dove i calzini erano tutti spaiati, senza timor di essere soli e diversi. I desideri erano tutti gli stessi. C'erano piedi in quel posto strano che tutti usavano come la mano. Così i calzini potevano avere altre esperienze da fare e vedere. È proprio inutile cercare quel calzino. Non torna indietro nel suo cammino. Lui vuole vivere e per questo scappa. Le meraviglie non stanno dentro una scarpa. Siamo tutti calzini spaiati. Siamo diversi, ma delle volte anche uguali. L'importante è che siamo pari. Io sono a pallini bianchi e neri e vedo il mondo grande come un tondo. Io sono a righe a zigzag rossi e blu. Vedo te con la testa all'ingiù. Come siamo buffi. Eppure facciamo una gran baruffa. Per cosa poi? Io sono il più bello, io sono il più colorato ed io sono fortunato perché sono innamorato. Siamo tutti fratelli alla ricerca del calzino spaiato, pensando che la normalità sia la nostra felicità. Eppure voi increduli, non sapete com'è bello non avere un gemello, essere per un giorno un tipo originale che non ha bisogno di sentirsi superiore, ma solo di amore universale. Filastrocca dei calzini. Mano nella mano con il mio fratellino sono nato. Uniti ed insieme ci hanno piegato. Mille avventure su quei piedini. Nel cassetto abbiamo conosciuto altri calzini. Noi siamo gialli con le palline blu. Quegli altri sono rossi con il naso all'insù. I più timidi sono rosa e sono delicati. Alcuni erano bianchi, ma ribelli sono nati. Hanno deciso di cambiare colore, lasciandosi in lavatrice con tanto ardore. Ora li vedi un po' verdi, azzurrini. Gli piace far sorridere tutti i bambini. Anche noi ogni tanto vogliamo cambiare e con altri calzini vogliamo camminare. È bello incontrare nuovi amici. Conoscere altri colori ci rende felici. Apprezzare le nostre diversità, ma ben consapevoli della nostra unicità. I calzini. I calzini dispettosi sempre in coppia vanno orgogliosi, fino a quando la mia mamma in lavatrice li accompagna. Ecco, questo non ho capito. Cosa c'è nell'oblò proibito che i calzini escono fuori senza compagno tutti soli? C'è forse un mago un po' dispettoso, un folletto, un ognomo pensoso. È un'astronave la mia lavatrice. Calzini in orbita e mamma infelice. Per me questo rimane un mistero. Perché una coppia felice non divorzia davvero? Ognuno prende la sua direzione, sempre sperando in una riunione. Cari calzini, io vi aspetto. Tornate uniti nel mio cassetto e intanto, per non prendere il raffreddore, ne indosso due di diverso colore.